Ne abbiamo parlato prima in maniera già significativa, ma a breve, qui parleremo del progetto europeo NAMIRS a cura della Capitaneria di Porto di Trieste. Ora, io vi chiedo, siccome il programma è stato programmato fra mezz'ora, che facciamo? Anticipiamo i temi, visto che siamo tutti quanti. Io chiedo ai relatori, lo chiedo agli organizzatori. Il comandante, venga comandante, allora venga. Così no, perché, no, cioè, no, lo spiego, non stavo delirando, c'è un buco di mezz'ora. Allora, comandante, venga, allora, Mezz'ora addirittura. mezz'ora, non parli per No, mezz'ora, ma intanto il assolutamente. porto di storia, benvenuto a Capitaneria di Porto, grazie per essere qui, prego, comandante. Grazie intanto dell'invito e mi scuso del ritardo, ma purtroppo sono giorni frenetici. Avete appreso dalla stampa tutto ciò che è capitato a Trieste nel corso degli ultimi 3 giorni. Un disperso in mare che ci ha impegnato nelle operazioni di ricerca e l'altro giorno invece c'è stato questo semiaffondamento della motonave Audace che ha impegnato il mio comando nel coordinamento delle operazioni di soccorso a favore di 85 persone a bordo. Non vi nascondo che nel momento in cui il mio capo sezione operativa mi ha comunicato che c'era questo inizio di affondamento e che quindi il comandante aveva dichiarato l'abbandono nave, 10 anni della mia vita e qualche capello di quelli che mi restano, insomma, sono andati via. Però fortunatamente la possiamo raccontare, è andato tutto bene, 85 persone sono state tratte in salvo, sono state portate nel porto di Grado, un'imponente macchina di soccorso che già era in attività perché eravamo in operazione di soccorso per la ricerca di quella persona scomparsa in porto e quindi ci è stato un po' più facile dirottare tutto quello che era possibile dirottare ed impiegare per questa massiccia operazione di soccorso, quindi 10 motovedette, un aereo, 2 elicotteri. Il risultato finale è che tutti hanno messo piede a terra sani e salvi, qualche ferito lieve, ma ci sta. E questo grazie alla Guardia Costiera di Trieste, a tutti gli uffici marittimi della Regione, grazie ai colleghi dei Vigili del Fuoco, grazie ai colleghi della Guardia di Finanza. Insieme abbiamo cooperato e insieme abbiamo portato a casa questo risultato. A parte l'Audace, sulle quali adesso la Capitaneria di Porto di Monfalcone sta indagando per verificare le esatte cause che poi hanno portato a questo incidente, parliamo oggi di questa importante manifestazione Mare Nord-Est. Con l'amico Bolelli ci siamo visti già da qualche tempo, si sta mettendo a punto poi un altro tema. Io non ho seguito i lavori della giornata, però so che nel pomeriggio si parlerà di Scatling, quindi ho sentito prima parlare di Andrea Doria. Mi ha fatto rabbrividire perché sull'Andrea Doria c'era lo zio di mia moglie che era uno chef, così come c'erano numerosissimi marittimi di Torre del Greco, città dalla quale io provengo, e che sono stati naufraghi dell'Andrea Doria. Quindi si parlerà dello Scatling, che questa volta non è un affondamento involontario causato da un incidente, ma un affondamento volontario, pilotato, organizzato, però di qualcosa di bonificato. È un esercizio che si fa per la prima volta in Italia. Proviamoci, vediamo se si riesce a fare. Ci sono delle norme che purtroppo non agevolano questo percorso, però l'importante è sedersi, parlare e vedere se è possibile realizzare questo progetto che mi sa che è da circa 20 anni del quale si parla. Quindi c'è il Ministero dell'Ambiente che è direttamente coinvolto, ci sono tantissime personalità di spicco, quindi forse potrebbe essere la volta buona. Come preannunciava, adesso parleremo di NAMIRS, parleremo di un progetto a guida Comunità Europea, che ha visto coinvolto la Capitaneria di Porto di Trieste, quale organizzazione periferica del Ministero delle Infrastrutture e Trasporto, quindi su delega del Comando Generale, e insieme agli amici della Slovenia e della Croazia abbiamo fatto un esercizio. Abbiamo cercato di mettere a fattor comune quelle che sono le risorse in materia di inquinamento in mare. Siamo stati capaci di verificare tutto quello che c'è nel bacino del nord Adriatico, nell'area di nord-est, per poter eventualmente fronteggiare un eventuale inquinamento in mare di idrocarburi. Questo perché? Perché intanto il porto di Trieste, penso che lo sappiate tutti, è il primo porto petroli del Mediterraneo, quindi in caso di incidente, insomma, dobbiamo essere pronti ad intervenire. Dobbiamo sapere l'un l'altro cosa abbiamo a disposizione per poter eventualmente soccorrerci l'uno con l'altro, perché l'inquinamento in mare non conosce confini. E poi stabilire delle regole e stabilire un linguaggio unico. Quindi abbiamo stabilito
delle procedure operative standard che poi abbiamo adottato in un documento finale che è stato validato a seguito di un'esercitazione. Questo è stato possibile grazie al contributo di tutti coloro che ci hanno messo mano, quindi capitaneri di porto, anche i colleghi dei Vigili del Fuoco, anche gli amici dei vari ministeri, delle varie organizzazioni della Slovenia e della Croazia, l'università, l'OGS, non vorrei dimenticare qualcun altro, però ecco, è un risultato importantissimo portato a termine nei tempi stabiliti e che dovrebbe essere validato, mi auguro, mediante un accordo internazionale. Io non penso di avere altro da dire se non augurarvi un buon lavoro e non so chi sono i relatori di questo progetto. C'è il comandante Marrone che è il mio incaricato e da parte della CEI c'è la... Avvicinatevi così, grazie. Grazie e perdonatemi ancora per il ritardo. Grazie al comandante Luciano De Prete della Capitaneria di Porto. Grazie per aver introdotto con molti dettagli fantastici di questa persona, primo incontro vero e proprio, non a caso scelto per aprire ufficialmente, se vogliamo, la 13ª edizione di Mare Nord-Est, progetto NAMIRS. Abbiamo la dottoressa Sheila Perosa, responsabile iniziative Centro Europeo, e con lei il tenente di vascello della Capitaneria di Porto, Giuseppe Claudio Marrone, che salutiamo con applauso. Grazie. Buongiorno a tutti, grazie per essere qui e ho il piacere di... Intanto ringrazio l'operatività e le parole del comandante qui presente e faccio seguito anche alle parole del segretario generale, il dottor Antonione, che ha parlato prima e presentato brevemente quello che adesso vi racconterò un po' più in dettaglio. Il progetto NAMIRS quindi si è proposto di pianificare un intervento in mare in caso di sversamento di idrocarburi o oli. Provi a vedere. Verso il basso. Quindi, nel concreto, abbiamo per 2 anni lavorato insieme a 7 partner, l'Agenzia, l'Iniziativa Centro Europea è stato capofila di questo progetto, gestendo circa 1 milione di euro sponsorizzati cofinanziati dalla Commissione Europea. I partner di progetto sono 6, abbiamo coordinato il lavoro di 2 istituzioni croate, tra le quali il Ministero del Mare, del Trasporto e delle Infrastrutture, 2 sloveni, tra cui l'Amministrazione della Protezione Civile e un partner scientifico, per cui l'Università di Lubiana, 2 partner italiani, tra cui il nostro braccio operativo, che abbiamo qui presente, la Capitaneria di Porto, e l'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Applicata, che conoscete molto bene, l'OGS, che è stato partner tecnico e scientifico per quanto riguarda l'elaborazione di quello che sarà uno dei risultati principali di questo progetto. Il contesto geografico lo conoscete molto bene, si tratta quindi di un'area di circa 550 chilometri quadrati che vede coinvolti appunto 3 paesi, quindi l'Italia, la Slovenia e la Croazia, un'area interessante dal punto di vista della biodiversità marina, ma anche di tutte le attività economiche. In questo senso un possibile incidente in mare sarebbe catastrofico sia dal punto di vista ambientale che dal punto di vista economico. Quindi questo invece è un background leggermente più storico per andare a vedere che il progetto nasce come un seguire di quelle che sono le volontà politiche manifestate prima nel 2005 con un accordo di un piano di emergenza firmato tra i 3 paesi ma mai ratificato e quindi in qualche modo è stato messo da parte per molti anni e poi ripreso nel 2021 con invece un'intenzione proprio dei 3 ministeri degli esteri, dei 3 paesi, per rinnovare la cooperazione. E ciò è stata un po' la base che ha spinto l'Iniziativa Centro Europea a formulare questo progetto. Nonché un progetto che era stato fatto anteriormente, di cui è stato fatto cenno prima in NAMIRG, che ha visto l'unità dei 3 paesi come risposta di crisi a livello operativo e di vigili del fuoco, letteralmente.
Quindi la sfida qual è? La sfida è di essere molto tecnici e di andare effettivamente a predisporre un piano di intervento in mare in caso di sversamento di idrocarburi. In questo senso ci vuole sia l'operatività, per cui di istituzioni quali la Guardia Costiera, i Vigili del Fuoco, ma anche un livello di coordinamento tra quelli che sono i tre paesi, e questo si è visto sia nell'esercitazione, che poi verrà raccontata nel dettaglio dal collega, sia dal punto di vista in qualche modo governativo. Non si muovono gli agenti insieme se non c'è un'autorizzazione previa. I risultati che abbiamo portato a termine in questi 2 anni sono vari. In primis direi la valutazione del rischio ambientale del Mar Adriatico, che è stato fatto congiuntamente dall'Istituto dell'OGS e l'Università di Lubiana. Dei corsi di formazione, per cui effettivamente una creazione di squadre transnazionali per l'intervento, lo sviluppo di procedure operative standard che saranno poi oggetto dell'intervento del collega successivamente, un'esercitazione e poi delle linee guida che sono parte di quello che sarà un nuovo piano di contingenza per intervento nell'Adriatico, quindi un progetto estremamente concreto e altrettanto complesso. Volevo soffermarmi solo su questo risultato, che in realtà è poco apprezzato in qualche modo perché è meno visibile, invece lo ritengo assolutamente importante. La valutazione del rischio è stata fatta dai 2 partner tecnici e scientifici del progetto, quindi l'Università di Lubiana e l'OGS, dove hanno rilevato non solo i traffici che si vedono in quella mappa di quello che è in qualche modo il movimento nel nostro bacino, ma anche hanno individuato delle aree sensibili e da proteggere in modo trasversale. Cioè non si parla più di ogni paese guarda in primis al suo, in qualche modo la sua area da andare a proteggere, ma in questo caso le squadre sarebbero pronte a proteggere delle aree che sono già state individuate in modo transnazionale. E questo mi sembrava un risultato innovativo. Molto innovativo, la pubblicazione è disponibile sul sito online e ha ricevuto anche un ISBN code, in qualche modo la rende accessibile anche alle università. Questo mi sembrava un risultato di cui si parla poco, ma è altrettanto importante perché mette in luce le aree sensibili in un modo transnazionale. E come già accennato, appunto, abbiamo fatto anche dei corsi di formazione, quindi se vedete ci sono lì dei rappresentanti di 3 paesi che sono stati formati in questo senso dal personale anche italiano della Guardia Costiera, dove hanno messo a disposizione un elicottero, e quindi nuovamente rafforzare non solo la comunicazione ma anche la formazione transnazionale affinché nel momento di necessità anche il personale più operativo possa sapere effettivamente come agire nell'uso stesso dei materiali, nell'uso stesso dei dispositivi, per esempio di salvataggio, tra i 3 paesi non sono necessariamente conformi. Ecco, per quanto riguarda lo sviluppo delle procedure operative standard, dell'esercitazione, invece lascio la parola al collega che andrà molto più nel dettaglio di quella che è stata proprio sia l'esercitazione che poi lo sviluppo correlato di queste procedure. Grazie. Grazie alla dottoressa Perosa per l'introduzione sulla parte generale, diciamo così, del nostro progetto. Io sono il tenente Vascello Marrone, sono stato incaricato quale project manager per la parte nazionale italiana di seguire questo progetto molto importante, appunto. Nell'ambito della nostra attività abbiamo sviluppato queste procedure operative standard, come già accennato la collega, e all'interno di questo working package numero 4, il progetto era diviso appunto in questi
pacchetti di operazione, e noi siamo stati proprio il leader incaricati dal nostro comando generale, quindi sotto delega del nostro comando generale, di seguire questa parte importante che era relativa appunto alla redazione di queste procedure operative standard e poi alla successiva fase di testing di queste stesse in un'esercitazione finale. Il documento si prefiggeva appunto, si prefigge ancora oggi, di individuare quelle che sono le linee di comunicazione fondamentali tra i tre paesi. Chiaramente parliamo di attività internazionale che devono essere coordinate, quindi il coordinamento proprio è l'obiettivo fondamentale di questo documento. Oltre al coordinamento, chiaramente anche l'attività in senso stretto, quindi l'operatività dei battelli, delle risorse antinquinamento messe a disposizione, messe in campo da tutte e tre le nazioni, tutti e tre i paesi partner, e sono state quindi raccolte all'interno di questo documento che poi, ripeto, è stato testato nella esercitazione del novembre del 2023. Si basano, come abbiamo già accennato, sul piano di coordinamento tra Italia, Slovenia e Croazia del 2005, come abbiamo detto, approvato ma mai ratificato dalle tre nazioni. Seguono quindi queste procedure operative standard il modello che era stato proposto all'interno di questo piano, che prevede tutta una serie di attori istituzionali a vario titolo coinvolti all'interno di questa matrice generale, tra cui appunto autorità governative, on-scene coordinator a livello nazionale, a livello supremo addirittura, era stata prevista questa figura del supreme on-scene commander come figura di supporto per tutte quelle che erano le operazioni in mare. Squadre anche di supporto e di centri di risposta all'emergenza all'interno dei singoli stati. E quindi l'obiettivo di queste SOP, appunto, come vedete, è definire le misure da adottare in caso di fuoriuscita di petrolio greggio in mare, come allertare, avere anche delle procedure proprio per come allertare e quindi per come in qualche modo coinvolgere tutte le risorse disponibili a livello nazionale e transnazionale, quali informazioni condividere con i vari paesi partner iniziali e anche successive, e poi i soggetti che devono essere effettivamente poi coinvolti nelle operazioni. Una prima bozza è stata redatta nel giugno del 2023 e poi, come abbiamo detto, è stata poi successivamente rimaneggiata al termine dell'esercitazione. Si compone di queste tre parti fondamentali: un'introduzione che è relativa a tutte quelle che sono l'individuazione del contesto generale, quindi del framework all'interno del quale il progetto si muove. E la parte fondamentale, che sono queste checklist proprio, sono proprio il vero core delle procedure, che mira ad aiutare l'operatore e anche quindi gli operatori dei vari stati a seguire punto per punto, passo per passo, quelle che sono le fasi dell'evoluzione di un inquinamento in mare e quindi del coordinamento necessario tra i vari attori coinvolti. E poi tutta una serie di annessi, tra cui appunto messaggistica, di coordinamento e così via. Come dicevamo, queste procedure sono state effettivamente poi non soltanto redatte, quindi immaginate, elaborate, ma proprio effettivamente testate durante questa esercitazione nel novembre del 2023, che si è concentrata appunto sulla capacità di risposta da parte di tutti, delle risorse di tutti e tre gli stati coinvolti, nei confronti appunto per intervenire nei confronti di uno sversamento di petrolio di dimensioni importanti, chiaramente. Abbiamo detto appunto sin dall'inizio che il nostro logo di oggi, appunto il mare senza confini, anche l'inquinamento purtroppo in mare non conosce confini, per questo l'obiettivo era proprio di coinvolgere tutte le risorse disponibili a livello locale e transnazionale, e questo è quello che è successo esattamente nel corso dell'esercitazione. È stata simulata anzitutto, adesso andiamo proprio nello specifico e vedere cosa abbiamo immaginato, è stata simulata, abbiamo detto, una collisione tra una petroliera da 85.000 tonnellate di stazza ancorata nella rada di Trieste ed una nave RO, quindi un traghetto proveniente dal porto di Capodistria diretto verso Monfalcone. In questa collisione, simulata appunto soltanto, chiaramente non c'è mai stata, quello che vedete nella foto è un contributo di un incidente che è successo qualche anno fa, Ulisse contro Virginia, sono due navi che hanno avuto un incidente al largo della Corsica. E quella che vedete, quel triangolino, è proprio la forma della prora che si è incuneata nella fiancata dell'altra nave. Più o meno quello che è stato il nostro
scenario immaginato era qualcosa di questo genere, ecco. Nella simulazione l'incidente avrebbe prodotto quindi appunto uno squarcio all'interno della, di entrambi gli scafi della petroliera, quindi causando sia la fuoriuscita di acqua di zavorra che anche appunto di prodotto, circa 2000 tonnellate di prodotto greggio. Ai fini dell'esercitazione abbiamo invece realmente coinvolto una motocisterna, questa Oceania, tra l'altro molto moderna, molto ben attrezzata, e ancorata nella rada del porto di Trieste. Per individuare lo scenario noi abbiamo utilizzato proprio quelle che erano le elaborati all'interno del progetto stesso. Come vedete, questa qui è un estratto di quello che ha già, di cui ha già parlato la dottoressa Perosa, il risk assessment, cioè la valutazione del rischio operata da parte dell'OGS dell'Università di Lubiana. Quelle che vedete, quelle macchiette che vedete, sono le concentrazioni di possibilità di collisione all'interno di una determinata area, che è proprio quella di intersezione tra le rotte di uscita dal porto di Trieste, di Monfalcone e di Capodistria. Quindi effettivamente è un'area molto densa, molto, molto trafficata, nel quale le possibilità di collisione ci potrebbero effettivamente stare. E ecco qui, questa è una specifica, queste che vedete in rosso sono tutte le linee di traffico, la linea di densità di traffico, e vedete effettivamente questo colore molto intenso, proprio di rosso molto intenso appunto nell'area evidenziata. Quindi queste sono le azioni di risposta che sono state messe in campo seguendo quelle che sono state le checklist delle procedure operative standard, di fatto. Quindi attivazione delle risorse antinquinamento, ci si rende conto che le risorse antinquinamento a livello locale non erano sufficienti e che quindi è stato necessario interessare anche i mezzi e le risorse degli altri paesi. L'assunzione poi del ruolo di lead authority e di supreme ocean commander da parte della Guardia Costiera italiana, in quanto l'evento si era verificato in acque nazionali italiane, la richiesta di assistenza quindi da Slovenia e Croazia e quindi il dispiegamento di tutte le risorse disponibili. È stato messo in campo pure un boarding team, una squadra di abbordaggio appunto, diciamo, composta dai membri sia del gruppo Namirg, di cui ha parlato anche la dottoressa Perosa, cioè Vigili del Fuoco, ma anche altri esperti delle tre nazioni, esperti in campo navale chiaramente, quindi PSC officer e altro, delle guardie costiere italiana, slovena e croata, in modo tale da condurre in prima battuta un'ispezione a bordo della nave per valutare il rischio di incendio anzitutto e la stabilità e le condizioni di stabilità della nave. Questo è poi invece un po' quello che è stato tutto la cronologia dell'esercitazione. Alle 9 è iniziata con la chiamata di soccorso da parte dell'unità, questo proprio il comandante dell'unità, che effettuava proprio in quel momento la chiamata di soccorso alla nostra sala operativa. Dopodiché è stata inviata immediatamente la nostra motovedetta SAR per una verifica della situazione in atto e per quindi, diciamo, una valutazione immediata dello stato del mare, dello stato delle cose. Una prima valutazione dell'incidente e successivamente tutte le varie azioni di contorno, quindi la valutazione sulla quantità approssimativa di petrolio fuoriuscita, sulle condizioni meteorologiche in zona e così via, che poi sono state chiaramente acquisite e trasmesse alla nostra sala operativa per iniziare anche le varie attività di simulazione, che poi vedremo. E messaggistica varia, quindi attivazione delle risorse antinquinamento, con il raggiungimento appunto della zona di operazione da parte delle risorse antinquinamento presenti a livello locale nel nostro porto. Successivamente ci si rende conto che effettivamente le risorse locali non sono sufficienti e a questo punto si attiva effettivamente il piano NAMIRS e le sue procedure operative standard, con la richiesta di altre risorse alla Slovenia e alla Croazia. Quello che vedete evidenziato qua nella foto è un dispositivo molto particolare, rappresenta in realtà lo stato dell'arte delle risorse antinquinamento disponibili all'attualità. È un dispositivo che si chiama Current Buster, che è stato fornito direttamente dall'Agenzia Europea della Maritime Safety, la LEMSA, che consente contemporanea di raccogliere e di contenere il prodotto, in tutto questo garantendo la mobilità anche del mezzo che lo trasporta, in questo caso il rimorchiatore Spica del nostro porto. E è stata costituita un'unità di crisi nel quale sono convenute le squadre di supporto, gli ufficiali di collegamento dei vari paesi partner, che anche questa figura è fondamentale, perché chiaramente avere all'interno di un'unità di crisi anche i rappresentanti delle singole nazioni consente di uno scambio di opinione, uno scambio di pareri immediato sulle attività da intraprendere.
con l'assunzione del ruolo di leader e di supreme on-scene commander da parte della nostra guardia costiera. Abbiamo utilizzato anche la nostra unità maggiore, la Charlie Papa 920, la nave Gregoretti, per raggiungere la zona di operazioni da parte anche di autorità, osservatori, giornalisti che chiaramente volevano vedere questa grande operazione, questa novità assoluta, ecco, nello scenario dell'Adriatico. E, come abbiamo detto, è stato formato un team di imbarco, appunto, che è stato poi verricellato sulla nave tramite il nostro elicottero, il Nemo, per effettuare, come abbiamo detto, appunto, questa ispezione mirata di sicurezza a bordo. E, l'esercitazione, come vedete, poi ha coinvolto tutti i mezzi disponibili, vediamo mezzi italiani, sloveni e anche altri mezzi messi a disposizione della Repubblica di Croazia. Infine, alle 14, appunto, tutto quanto si è concluso con il disimbarco anche delle autorità e degli ospiti. Durante l'esercitazione, come dicevo, sono state messe in campo anche le simulazioni della propagazione della chiazza di petrolio, sia da parte dell'Università di Lubiana, con questo loro programma, che anche dalla nostra ARPA, dall'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale. E in modo tale anche da consentire di coadiuvare i decisori, fondamentalmente quindi il Supreme On Scene Commander, nella gestione dell'evento e di capire come l'evoluzione della chiazza, appunto della propagazione della chiazza, poteva essere in qualche modo contenuta. Successivamente, dopo, si è svolto il debriefing dell'esercitazione, all'interno del quale sono state discusse tutta una serie di osservazioni e proposte da parte sia dei partner sia anche degli osservatori esterni che hanno partecipato all'attività. I risultati sono stati poi utilizzati appunto per perfezionare definitivamente la bozza delle procedure operative standard, con la valutazione anche di quelle che sono state le eventuali criticità emerse durante l'esercitazione stessa, poche per fortuna. In conclusione, appunto, sono state evidenziate questi passaggi fondamentali. La necessità di una collaborazione rafforzata tra le parti, in termini sia di preparazione che di prontezza per la risposta in caso di un possibile incidente, scusate. La necessità di un meccanismo, appunto, di pronta risposta per rispondere a queste esigenze, proprio in funzione dell'importanza e anche delle dimensioni piuttosto contenute dell'area che andiamo a considerare. E la valutazione anche di raccomandazioni da parte appunto di tutto il progetto per l'evoluzione di questo nuovo piano di contingenza per tutto l'Adriatico, in modo tale da stabilire proprio queste connessioni, queste necessarie connessioni per garantire la collaborazione e la cooperazione tra i paesi durante eventualità di questo genere. Cedo di nuovo la parola alla collega Sheila per illustrare quest'ultima parte. Prego. Vi ruberò solo ancora un minuto per raccontarvi invece che a seguito delle conclusioni tratte ci sono due cose che vale la pena sottolineare. Quindi l'importanza di stabilire un meccanismo che abbia una struttura permanente. Come capirete, questo è stato un progetto che si è concluso, ha avuto la durata di 2 anni, ma non si può pensare che fra 5 anni, se ci fosse un malauguratamente, uno sversamento, saremmo altrettanto pronti. Quindi, sulla base di quello che è stato anche accennato prima dal segretario generale Antonione, sulla base di Ramoge, che è effettivamente un accordo che è nato già nel 1976, che ripetutamente organizza delle esercitazioni in mare, sarebbe auspicabile trovare una forma simile anche per l'Adriatico. Voglio dirvi che ci stiamo muovendo in questo senso. Posso confermare invece che il progetto ASAP è passato, quindi saremo a guida anche di quello che sarà il trasferimento di conoscenze che abbiamo acquisito all'interno di NAMIRG prima, NAMIRS dopo, agli altri paesi dell'Adriatico. Quindi coordineremo e trasferiremo queste conoscenze a Montenegro, Slovenia, Croazia, Albania e Bosnia-Herzegovina, al fine appunto di creare un piano per l'intero Adriatico. E questo mi sembrava una cosa spiegabile proprio perché il mare non ha confini, ma non ha confini in tutti i sensi. Ecco, quindi vi lascio con questo buon augurio, che sarà anche per noi, che il progetto inizierà a settembre e avrà durata di 3 anni. Quindi buon lavoro a tutti.
Grazie alla dottoressa Perosa e Teresa Di Vascello, Giuseppe Claudio Marrone. Se ci sono domande siamo a disposizione naturalmente. Io ne ho una però. Questo piano include, racchiude molta formazione, no? Ho sentito. Ma avete posto l'accento anche sull'informazione, che forse va implementata, è vero? Ho capito bene? E quindi Mare Nord-Est si prende anche questo merito per dire. Quindi, dottoressa, mi dica lei, andrebbe divulgato maggiormente questo piano? E in che modo? Allora sì, grazie. In realtà l'abbiamo divulgato quando ci è stato possibile, durante l'esercitazione abbiamo avuto una rassegna stampa eccellente, direi, con la presenza anche di equipe croate e slovene che ci hanno seguito a bordo della nave stessa. È ovvio, come dice giustamente, l'informazione non si fa solo sul momento, sarebbe importante farla prima, durante e dopo. Ed è per questo che siamo qui adesso, per cui prendo la parola e uso questa platea per calcare la mano su quella che è l'importanza non solo della formazione operativa, ma anche di quello che è il coordinamento. Sono stata partecipe la settimana scorsa a Viareggio dell'esercitazione invece condotta in seno a Ramoj. E vi posso raccontare, è stata un'esercitazione di un altro livello, proprio perché è fatta su una struttura permanente, e vi posso raccontare che la comunicazione anche tra gli enti continua a essere uno dei problemi principali, ovvero non nego che la capacità operativa di ogni singolo ente è eccellente in tutti i sensi, dalla protezione civile alla guardia costiera, abbiamo avuto anche gli interventi della marina militare e aerea a Viareggio, ma quando si tratta del passaggio di informazioni in un momento di cui si deve dare l'autorizzazione per un intervento, ci sono dei minuti molto preziosi che vanno persi e tristemente questo l'abbiamo visto anche recentemente con i soccorsi, e ci tengo a dirlo perché lì è stata non solo simulata un'esercitazione come fatto qua, ma c'è stato l'effettivo sversamento di 30 kg di popcorn in mare, che è stato insomma deciso che era sufficientemente poco inquinante. Nell'attesa di 10-15 minuti per avere l'autorizzazione del raccolto proprio di questo popcorn, che veniva fatto attraverso l'uso di un drone, questa macchia si è dispersa in un modo che ci sembrava impossibile da credere. Per cui da una macchia letteralmente di quello che può essere un popcorn, in 10 minuti circa abbiamo visto questa macchia allargarsi in maniera impressionante. E quindi in questo senso il coordinamento e quindi l'informazione, ma perché ci tengo? Perché l'informazione non avviene senza un coordinamento anche a livello governativo, perché ogni ente ha un suo modus operandi che in qualche modo deve incastrarsi letteralmente con quello che è l'intervento dell'istituzione a fianco che coordina un'altra parte di intervento. Grazie. Questo, se posso aggiungere, è proprio il senso delle procedure operative standard, avere appunto un framework condiviso all'interno del quale tutti gli attori appunto vanno a muoversi, serve anche a abbattere i tempi dell'intervento, avere un canale di comunicazione diretto standardizzato appunto serve proprio a questo fondamentalmente, evitare isteresi temporali che poi possono causare semplicemente perdite di tempo notevoli, quindi in caso di inquinamento ulteriori problemi, ecco. Grazie ancora, veramente grazie per quanto avete fatto e continuerete a fare. Penso di poter interpretare il pensiero di Mare Nord-Est. Resteremo sul pezzo per quanto riguarda questo argomento. Abbiamo parlato anche di comunicazione, grazie anche per questo e grazie per averci comunicato molta attenzione in questa prima parte della giornata inaugurale di Mare Nord-Est. I lavori proseguono nel pomeriggio dalle 14, parlando ancora di salvaguardia del mare, qui, però al villaggio, grazie, come dicono i bravi presentatori, grazie per essere rimasti con noi. Grazie veramente, buona giornata. Grazie.